Para ustedes. Señorita. Gracias. De nada. Occhio, sorellina. Ricordi cos'è successo l'ultima volta che hai scelto sbagliato? Ho impiegato troppo a darti una faccia per sfregiartela ancora. La gelosia è così poco attraente. E lo sai che Christian era solo un passatempo? Per questo sei entrata in scena prima che riuscissi a indurlo ad autoamputarsi? Sono arrivata nel momento prestabilito, non farmi prediche, non le accetto. Credimi, sia piaciuto doverti sfregiare e sparare. Anch'io sarei stato più felice se tu non avessi fatto di testa tua e non avessi raccontato a quei due la mia storia. L'ho fatto per riuscire a capirti meglio. Tu non sei uno squilibrato, tu sei un uomo buono, che lotta da quando è nato contro ostacoli che loro nemmeno immaginano. Ora smetti di fare la chicca isterica e bevi la tua sangria. E poi che male c'è? Pensano che tu sia morto. L'hai vista quella? Il suo unico difetto genetico è essere nata troppo ricca, si è già rifatta almeno tette, naso e labbra. È una liposuzione. Forse dovrei proporle una visita a domicilio. Perché non ci rilassiamo per qualche giorno? Un buon medico non riposa mai. Vieni anche tu o no?